in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che... Terza edizione del Memorial Pantani, voluto dal Panathon Club di Cesena e organizzato dalla GS Emilia. Qui siamo a Cesenatico, alla partenza. Questa è la veduta del Palazzo Comunale con il canale Marco Pantani, e questo è il giardino che, su cui si affaccia il Club Magico Pantani. Sono le operazioni di partenza, i meccanici stanno mettendo a punto le macchine. Giorgio Cimurri, dalle fatiche del giro al Memorial Pantani. Era un obbligo morale, perché essere qua oggi a onorare Marco e questa magnifica organizzazione, per me è veramente un grande piacere. È chiaro che il giro ci ha tutti dato una carica immensa, perché è stato un giro importante, ma continuiamo questa carica in queste giornate altrettanto importanti. Hai il numero uno, corri per vincere oppure... Ma si prova, la condizione è abbastanza buona e vedremo. Il tempo non promette nulla di buono, però se saremo davanti nel finale cercheremo di far bene. Dove c'è Umberto Innocenti ci sono i fiori di pesce. I fiori di pesce anche per il Memorial Pantani? Quello sempre, più che altro, oltre a questo grande avvenimento, grazie a Amici che l'ha messo su. E io faccio tutte le corse di Amici, c'è un vincolo, un accordo che dura nel tempo. Io spero che sia una corsa comunque che si possa distinguere nel panorama internazionale col futuro, perché non dimentichiamo che questa è la prima corsa internazionale di categoria 1 della Pantani, per cui arrivare alle 90esime edizioni ce ne vuole ancora, però già si sta consolidando bene. Noi siamo onorati di partecipare a questa manifestazione, siamo dei grossi appassionati di ciclismo. Siamo nella terra di Marco Pantani, che noi consideriamo uno dei più grossi, se non il più grosso scalatore che ci sia stato nel dopoguerra, e siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione. E siamo al chilometro zero, alla partenza, e il via è stato dato dal sindaco di Cesenatico. Qui siamo con i corridori che hanno preso il via, una giornata di pioggia. Questa è l'altimetria dei 176 chilometri e 600 metri, sono 108 i partenti di 17 squadre. Questo è Luigi Sestili, vincitore l'anno scorso del Giro delle Regioni. Qui si transita ancora nel centro storico di Cesenatico, vicino al palazzo del comune. Due squadre sono della Pro Tour, la Lampre Fondital e il team Milram. Tre Gran Premi della Montagna, due volte a Sogliano al Rubicone e una volta a Montevecchio. Subito una prima azione con Franzoi e un corridore il numero 103. Vediamo chi è il 103 dalla nostra guida che ci ha fornito direzione corsa, Bonfanti, Cristian Bonfanti. Ecco Franzoi, ex campione mondiale di ciclocross, conduce le danze, seguito da Cristian Bonfanti del team Androni Giocattoli. Sono ben intenzionati i due ragazzi, i due giovani, e ovviamente faranno la corsa per i loro capitani, soprattutto Franzoi, che è intenzionato a dare una mano ad aprire i battenti al traguardo a Daniele Bennati. Qui si transita eccezionalmente per l'aeroporto militare di Pisignano, messo a disposizione, concessa questo transito
al gruppo sportivo Emilia. Si comincia a salire a Sogliano al Rubicone, qui è il Montalbano, siamo sulla salita di Borghi, poi dopo Borghi una brevissima discesa e porterà i concorrenti allo strappo di Sogliano. Qui siamo sulla terra dove si produce l'Albana, dove si produce il formaggio di Fossa, è una terra da buon gustai e i corridori però non avranno tempo di assaggiare, ma soltanto di assaporare gli odori che vengono dalla campagna, dalle cantine o dalle aziende dove si conserva questo formaggio, la cui tradizione è antichissima. Ancora in salita e ancora soli questi due concorrenti. Questa è una bellissima strada, sono le strade che hanno visto transitare nel 2004 la tappa del Giro d'Italia vinta da Sella, e Sella è alla partenza di questa manifestazione. Gli altri corridori importanti, Mazzanti, Baliani, poi Pitgorni, Barbero, Celestino, Visconti, Elio Aggiano. Qui siamo a Sogliano al Rubicone, Enrico Franzoi è rimasto solo e forse il suo compagno di squadra Bonfanti si è fermato a degustare il formaggio o ad assaggiare un buon bicchiere di Albana. Ancora solo passa Franzoi su questo delizioso paese, il pubblico malgrado il tempo inclemente ha siepato le strade, qui è terra sì di vino, di formaggio, ma è terra anche di ciclismo, qui parecchi vanno in bicicletta, parecchi stranieri vengono ospitati sulla riviera dell'Adriatico, a Cesenatico, Riccione, Rimini, Cattolica, e poi affrontano queste salite mitiche, perché queste sono le strade su cui si cimentava Pantani, su cui il pirata faceva gli allenamenti, e qui ci sono le salite che costituivano il test, l'ultimo test prima delle corse del pirata. Fortunato Baliani è uscito dal gruppo, il gruppo si è spezzettato sulla salita. Baliani è un corridore umbro che ha vestito anche la maglia verde al recente Giro d'Italia, e anche lui si dà da fare per il suo capitano. Qui dovrebbe essere Sella o Mazzanti a giocare le carte, e qui si avvantaggia e cerca di raggiungere alcuni corridori che erano usciti con Pitgorni e Baliani sulla salita che porta ancora a Borghi e poi a Sogliano. La discesa è abbastanza pericolosa perché la strada è un fondo stradale ottimo, ma è bagnato, quindi ci sono dei rischi da affrontare per scendere in questa situazione. Qui siamo a Longiano con l'applauso di centinaia di sportivi. È uscito anche Julio Perez Quapio a dar manforte a Franzoi che conduceva, è caduto, è scivolato e allora è rimasto a terra, e forse pur avendo superato i due Gran Premi della montagna precedenti è costretto al ritiro. Esce dal gruppo invece Pitgorni col numero 65 della Tenax Menichini Salmilano. Pitgorni, ecco, sta affrontando la prima volta la salita del monte. Ha lasciato il gruppetto di coloro che conducevano la corsa, lo abbiamo visto prima insieme a Baliani, ora in fondo c'è il gruppetto che insegue. Qui siamo in via Fausto Coppi, dove si sta concludendo il primo passaggio, suona la campana per l'ultimo giro e Pitgorni precede di non molto il gruppo preceduto da un atleta che cerca di avvantaggiarsi, però ecco, sono gli uomini della Milram che cercano di ricucire lo strappo causato da questo corridore e di riagganciarsi al fuggitivo Pitgorni. Milram e Lampre cercano di ricucire lo strappo, e qui invece siamo sull'ultima salita, la più impegnativa, quella appunto con cui Marco Pantani
terminava i suoi allenamenti. È il bivio, è la sede di Montevecchio, al culmine del quale c'è un monumento dedicato a Pantani e voluto dal club Pantani di Borello. Escono dal gruppetto a inseguire il portacolori dell'Atenax due atleti, sono Mazzanti della Panaria e Daniele Bennati con il numero 1 della Lampre, e in prossimità dell'entrata in città di Cesena, proprio all'uscita del Ponte Vecchio, riescono ad agganciare la testa della corsa. Quindi si disputerà in volata questa terza edizione del Memorial Pantani, voluta dal Panathlon Club di Cesena e organizzata dalla GS Emilia, diretto e presieduto da Amici, Adriano Amici. Qui siamo al Villani, all'ultimo chilometro contraddistinto dall'arco della Villani, salumificio Villani, che è uno degli sponsor più importanti di questa manifestazione. Siamo all'ultima curva, abbiamo passato alla destra, abbiamo lasciato l'ippodromo di Cesena, l'ippodromo del Savio, ed ora c'è la volata. Parte Bennati, cerca di agganciarsi, di affiancarlo Mazzanti, quasi ci riesce, poi desiste Mazzanti, soddisfatto della seconda posizione, mentre alza le braccia al cielo Daniele Bennati della Lampre Fondital. Al quarto posto vediamo chi si classifica, è un gruppetto. Quarto posto si classifica Nicola Scattolini, poi Alessandro Bertolini, Mirko Celestino, Giuliano Figueras, Giovanni Visconti, Manuele Spadi. Ma l'intervista di stamattina è stata di buon auspicio allora? Sì, l'avevo detto. Sì, ho detto che la condizione è abbastanza buona e ho cercato di tenere duro, poi in discesa ho rischiato un po' più del dovuto per andare a riprendere Mazzanti e è stata la mossa vincente.